Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi riprenderà Chiara. Oggi inizio la mia carriera da regista. Attenzione, attenzione. Quindi, intervista. Mister Magellano, dove andiamo oggi? Oggi andiamo nella mia Toscana, nel bellissimo mare delle Rocchette. Spettacolare! A fra poco! Venite con noi! Ciao! L'acqua è davvero trasparente. C'è sia sabbia che roccia, ideale per le immersioni. La spiaggia è provvista sia di bar che di ristorante. La bimba? Si vedono i pesci anche tenendo la videocamera fuori dall'acqua. Facendo una passeggiata lungo la scogliera, dopo la grotta, il paesaggio si apre su una bellissima cala dove fa bella mostra di sé il forte delle Rocchette. Inizialmente fu costruita la torre di avvistamento nel XII secolo ad opera dei Pisani per controllare il porticciolo sottostante, oggi scomparso. La fortificazione è ricordata in una bolla papale del 1188 assieme a una vicina chiesa non più esistente. L'edificio religioso era conosciuto come Pieve di Rocca ed esisteva ancora nel 300. La torre fu modificata ancora nel periodo pisano. Nel 1289 il complesso fortificato era detto Rocchetta di Campo Albo. Sempre nel periodo medievale, poco distante, fu costruita dai Pisani anche la duecentesca torre di Calagalera, divenendo nel secolo successivo uno dei punti di riferimento del complesso difensivo costiero della Repubblica Marinara. La torre poi venne ristrutturata da Cosimo I dei Medici tra il 1562 e il 1568. Ma tornando a parlare del Forte delle Rocchette, il complesso passò nel 1460, insieme al distretto di Castiglione della Pescaia e all'isola del Giglio, ad Antonio Piccolomi d'Aragona, dei duchi di Amalfi, nipote di Papa Pio II. Il casato dei Piccolomini ne rimase padrone fino alla vendita a Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I dei Medici, nel 1559. In quel periodo il Granduca ingrandì e ristrutturò pesantemente tutta la fortezza. Lontano dalla massa di gente, in un angolino nascosto qua le Rocchette, una caletta veramente spettacolare, mare turchese. Bellissimo. Nuoto anch'io! Guarda come nuoto! Ti piace? Tantissimo, molto bello. Sì, mi ha trovato questa caletta che è spettacolare. Altro che di là con la massa della gente. Andiamo a esplorare i fondali delle Rocchette.